Buon salve a tutti, io sono Tiriobaldo e oggi è un video un po' particolare. Qualche video fa, molti video fa, quanti video? Qualche video fa, insomma, avevo presentato questo computer. Una scheda madre con un Phenom della Pegatron, è un alimentatore della Delta. Che con un budget di 0 euro eravamo riusciti a trasformarlo in un computer semidecente, tanto che è diventato il mio computer secondario. Da qualche tempo però l'ho tirato fuori dal suo posto nella scrivania. Non era proprio il massimo perché all'epoca montava ancora 2 GB di RAM DDR2, che per Windows 10 fanno un po' schifo, e la scheda video, la 9400 GT, diciamo che fa un po' cacare, considerando anche che si tratta di una scheda video passiva. Allora oggi andremo a cambiare la scheda video, non sarà un upgrade tanto forte. In realtà sarà molto semplice. Andremo da una 9400 GT per l'appunto a una N9500 GT. Questa l'abbiamo già vista, è stata la protagonista di un video molto vecchio, di uno degli episodi di come ti restauro il PC, solo che adesso il Avicilio si è fatto una nuova build e questa non gli serve più, quindi yeah, direi di andare a vedere la build. E allora, signori, buonasera! Questo è il PC che avevamo visto e sono cambiate molte cose. Per esempio, questo era il caddy che era montato in orizzontale. Un'altra cosa che sono andato a cambiare, si vede chiaramente che è il dissipatore. Il vecchio dissipatore era migliore, sì, di questo, ma non così tanto perché il mount aveva cominciato a cedere l'alloggio per montarlo sul socket, quindi si staccava un po' per il suo peso. Questo comunque più o meno le temperature le tiene molto bene, anche questo è perfetto. L'unico problema è che questa scheda madre ti permette sì di fare overclock, ma non di aumentare il voltaggio. Quindi, se aumento, una cosa che ho scoperto è che questa scheda madre monta una bellissima scheda audio. Quindi, questa tecnicamente non servirebbe, che è per l'appunto una scheda audio. Tra l'altro mi lascia anche la possibilità di mettere un altro slot. Visto che questo PC secondario sarà attaccato a un sacco di periferiche, ho bisogno di un po' più di dotazione di USB. Andrò a installargli questo hub USB che viene direttamente da uno dei primissimi video che ho fatto sul restauro di PC, che era il PC vecchissimo con mi sembra un Sempron o era un Athlon, di quelli proprio vecchi vecchi. Sono USB 2.0 e il problema di questo è che occupano 2 slot appositi, però per fortuna questa è una dotazione di 4 slot USB, uno occupato dalla parte frontale, uno occupato dal lettore di schede più una USB, e gli altri due andranno occupati da questa per l'appunto. Questa è la scheda e adoro veramente come tutti questi slot sono rigorosamente occupati. Vabbè, comunque sia qua c'è abbastanza spazio per far respirare la ventola, almeno lo spero. Tuttavia, da vicino mi ha detto che tenderà a fare un po' di rumore, ma eventualmente possiamo modificare la velocità della ventola con MSI Afterburner. È arrivato il momento di vedere se funziona questo gioiello. Ok, ho switchato sul primo monitor da HDMI a VGA. Volendo potrei attaccargli anche l'HDMI 1.4, ma per il momento solo VGA qui. Babba via. Ok, sì, da un segnale. Ok, il segnale video c'è. Potrei anche considerare di trasformarli in un vero PC performante. Sto parlando di aggiungergli 8 GB di RAM DDR2, una 550 Ti al posto di questa, e volendo una SSD da 64 GB. Dopo più di un'ora sono riuscito a installare sti benedetti drive. Eccola qua, la 9500 GT. Ho già attaccato l'USB con all'interno Cinebench. Allora, sì, beh, posso notare che si è subito avviato un po' prima il test, non salto minimamente a conclusioni affrettate. Guarda, è
Ecco, vedi, vedi, vedi. Minchia. È molto più potente rispetto alla 9400 GT. Non si vedrà mai. Questa scritta offuscata è la 9400 GT con uno score di 7.30. E questa è la 9500 GT con 12.97. Ovviamente non è minimamente una scheda video da gaming. Ma prima di overclockarla vi farò vedere qualche benchmark. Farò un terzo video, che probabilmente sarà il penultimo, che riguarderà questo PC, dove andremo a overclockare sia la scheda video che il processore. E il processore è quello che mi spaventa di più, perché per overclockare il processore dobbiamo categoricamente aggiornare il BIOS. Ok, non ho registrato i benchmark con la vecchia scheda video montata su. Posso solo dirvi che facevano molto più schifo. E visto che nel video mi sono dilungato un po' troppo, come al mio solito, vi riassumo più o meno le conclusioni adesso. Diciamo che mi ha sorpreso davvero il miglioramento che ha avuto grazie a un semplice miglioramento della scheda video. Siamo oggettivi, non è un computer minimamente adatto per il gaming. Comunque sia, il processore è stato sotto sforzo tutto il tempo e l'ho testato con giochi molto leggeri, però per fare dei lavori molto semplici, come per esempio guardare video su YouTube in 1080p a 60 fps, quello lo riesce benissimo. Anche alcuni video in HDR li riesce a vedere subito, senza magari un po' di lag e niente. Prima riusciva sì a vedere i video in 1080p, ma a 60 fps cominciava a laggare un po' e poi si riprendeva man mano. Addirittura in alcuni video si andava proprio a scatti. Tuttavia questo è un risultato gigantesco per un PC che è stato completamente recuperato. Vedrete un terzo video dove andremo per l'appunto a overclockarlo al massimo, ma prima di questo dobbiamo aggiornare il BIOS della scheda madre, perché attualmente monta la primissima beta del BIOS, la 0013, mentre io dovrò scaricare la 0019. Ho già scaricato il file ROM, non so se è giusto, non so ancora come montarlo, visto che l'Asus Edge Flash è qualcosa che non ho mai provato in vita mia e non so assolutamente come funziona. L'interfaccia è qualcosa di orribile e forse in un futuro potrei anche provare a vedere se trovo un upgrade della RAM o addirittura un hard disk un po' più veloce. Detto questo, io vi saluto e sono davvero soddisfatto di questo computer. Solo in futuro vedremo ancora qualche video che parlerà di questo computer. Per il momento lo lascerò così.